Ci troviamo in via Galilei, dove è stato riaperto con un nuovo restyling il centro Conad storico di via Galilei. Siamo qui con il gestore, il proprietario, il factotum, il deus ex machina, Franco Lupi. Una lunga esperienza in casa Conad, e qui il fiore all'occhiello. Questo è il supermercato storico di Sanremo, ha fatto la storia. E oggi lo abbiamo riaperto, totalmente rinnovato, e con lo stesso personale naturalmente, quindi non abbiano paura i clienti, perché troveranno le stesse persone che li hanno accompagnati da 30 anni a questa parte. Naturalmente aveva necessità di essere rinnovato, e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi, ampliando i reparti freschi, quindi inserendo reparti molto performanti con prodotti addirittura che vengono preparati all'interno del punto vendita. Abbiamo ampliato le corsie, quindi anche la viabilità dentro al punto vendita è migliore, è migliorata. Lo abbiamo ampliato nell'assortimento, quindi con un assortimento più curato e mirato a quelle che sono le esigenze del cliente d'oggi, per cui credo che piacerà molto, spero che piacerà molto. Senti, qui si vede, se il buongiorno si vede dal mattino, qui è una bella mattinata, perché c'è un continuo così pellegrinaggio di clienti vecchi e nuovi che vengono giustamente a guardare, a comprare e a continuare quella tradizione dei supermercati Conad. Quando si dice fresco, ci intendiamo cosa? Frutta, verdura, carne, pesce, la lavorazione che viene giorno dopo giorno? Beh, sì, diciamo che il primo pensiero di quando uno parla di fresco è quello di pensare ai reparti che hai appena menzionato, l'ortofrutta, la gastronomia, le carni. Io includerei anche i prodotti, diciamo, confezionati, perché comunque la rotazione che hanno i nostri prodotti e l'attenzione che dedichiamo all'assortimento ci consente comunque anche del prodotto a scaffale di essere un prodotto fresco, un prodotto garantito, un prodotto che Conad sceglie attraverso dei fornitori che devono avere delle caratteristiche di sicurezza alimentare, per cui io fresco proprio penserei a tutto il punto vendita fresco. Chiaramente il fresco poi, che sono i banchi dei prodotti che arrivano giornalmente, sono quelli che poi siamo bravi in quei reparti, certo, lì. Certo. Ecco, qui noi siamo arrivati proprio, è stato aperto da poco, vedete che qui, oltre all'assaggio, diciamo, alla degustazione dei prodotti che ogni giorno si trovano, c'è anche un'attività di musicale, perché tra poco si sentirà anche della musica, anche perché Sanremo, città del festival, non si può smentire, e siamo proprio in piena atmosfera di festival. Lei ha seguito un pochino Baglioni, tutte queste vicende del festival? Ma sì, chiaramente sotto il periodo del festival è un po' in festa tutta la città. Noi sanremaschi siamo quelli che ne andiamo anche orgogliosi, ragione per cui l'amico Cavalcante si è offerto, sì, qui che sta attrezzando, che si sta attrezzando, quindi mi è sembrato carino regalare ai clienti che ci vengono a trovare anche un po' di allegria musicale proprio nel periodo, questo periodo, festival, cioè, in questo periodo, cioè, quindi volare, come diciamo, Momodugno. L'area del festival anche al Conad Borgo, nella zona Borgo, che può essere più periferica, però vive nello stesso modo l'atmosfera. Sì, ma questa zona qui del Borgo è una zona molto popolata, molto un rione dove il commercio tira molto, parecchio. Ma questa zona è stata una sorpresa anche per me. Naturalmente io, avendo l'attività giù per mare, quindi sul porto, non conoscevo molto bene questa zona. L'ho conosciuta da quando ho preso in gestione questo punto vendita, e devo dire che è stata una bellissima sorpresa, perché ho trovato delle persone fantastiche, un'atmosfera familiare,
e con le quali c'è una cordialità reciproca che a me piace molto. E poi io vengo da Ceriana, per cui sì. sono persona di paese. Certo. Senta, quanti dipendenti avete qui in questo supermercato? In questo supermercato abbiamo 12 dipendenti, 12 famiglie che, ripeto, sono qui con noi, alcuni da quasi 30 anni, e si è creata una famiglia. Con me, perché poi io li ho conosciuti e li conoscevo alcuni già da prima, e devo dire che sono delle persone veramente degne di questo punto vendita, perché comunque accompagnano e vivono con i clienti in una famiglia unica, per cui una famiglia allargata, come si dice, però nel senso giusto della parola. Quindi c'è tradizione, serietà e merce veramente di prima qualità. Tradizione, serietà e soprattutto professionalità, perché le merci che vendiamo vengono trattate giornalmente dal nostro personale, che le sa trattare, le sa offrire al cliente nel modo giusto. Quindi c'è molta professionalità in questo punto vendita. Ecco, ci troviamo qui nel reparto del fresco con Diego Lupi, il figlio, è la generazione che continua. Questo qui è veramente c'è, poi ci sono tanti prodotti locali, quindi chilometro zero, come si dice. Assolutamente, cioè nonostante la ristrutturazione e tutto quanto, ma bisogna tenersi radicati al territorio è fondamentale, quindi cercare di acquistare e comunque proporre ai nostri consumatori la località del prodotto, per quanto possibile la stagionalità permettendo, bisogna tenersi appunto e valorizzare il nostro territorio. Ecco, tu, ci diamo del tu perché ci conosciamo da una vita, no? E tu sei il direttore di questo grosso supermercato, che è uno degli supermercati con storici di Sanremo. Corretto. Ma come fai a gestire tutto? Cosa c'hai? Gli incubi alla notte? Devo andare a prendere, non so, il sedano piuttosto che le arance, le mele? Come fai? Come fai? Perché è un impegno forte. È un impegno forte, ma in realtà c'è una grossa fortuna. Personalmente ho. Uno, mi avvalgo di collaboratori fantastici e questi mi tolgono tanti tanti incubi, tanti tanti problemi, perché ognuno gestisce un reparto che poi io personalmente ovviamente controllo, però già loro mi fanno un lavoro che di preparazione ma anche di pianificazione, di acquisto, perché il reparto lo gestiscono completamente loro, poi io faccio i controlli, insomma, che tutto sia, la qualità sia, diciamo, rispettata, e tutta la filiera del fresco, tutto quanto, ma la mia fortuna è proprio questo. E poi vabbè, la passione, un pochettino di esperienza, comunque sono 20 anni ormai che faccio questo lavoro, e comunque qualche incubetto ancora la notte, qualche mal di pancia si porta c'è. A casa. Senti, là c'è il reparto panetteria dalla Sardenaera, che poi non si chiama, come si chiama quella? La Piscialandrea, come si chiama? È la Piscialandrea, sì, perché poi Sardenaera anche lì, perché poi attenzione, perché legislativamente parlando poi andiamo nel complicato. Creiamo dei problemi. Chiamiamola pizza, però è la Sardenaera, perché il prodotto ligure è la Sardenaera. E la fate voi? Questa qua ci viene portata dal panettiere di Sanremo. Tutti i nostri fornitori sono locali, e tra l'altro ci vorrei anche precisare una piccola cosa, un piccolo off topic: anche tutte le imprese che hanno lavorato nella ristrutturazione di questo punto vendita sono tutte imprese locali, quindi di Sanremo o comunque della provincia imperiese, dalla sicurezza all'allestimento dei banchi, elettricisti, tutti quanti. Questo è molto importante, perché è lavoro che è locale, quindi niente di foresto, come niente si di dice, foresto, niente sì. di foresto. Appunto, cioè, parliamo dei panettieri dei quali ci avevamo prima, sì. Da Triora, San Romolo, piuttosto che Parracola, di Col di Rodi, e poi non è pane, attenzione, perché è un panificato, facciamo anche della doratura interna, come appunto la baguette, un prodotto che arriva e viene fatto decongelare, noi procediamo poi con la doratura, e quindi abbiamo la possibilità di dare sempre il pane caldo, pane, attenzione, questo termine, comunque diciamo la baguette calda. Io direi di chiudere questa carrellata col vino.
perché no? In gloria finiamo, no? Proprio. Si è ricavato questo piccolo angolettino, non è enorme, ma personalmente mi piace molto questi colori scuri. Anche qua si cerca un pochettino di tenere ovviamente il localismo, e c'è un ciliegiolo che comunque è un vino del genovese, del Tiguglio, classico rossese, poi tutta un'altra selezione. Ecco, perché la Riviera dei Fiori è terra di vino pigato, rossese, vermentino, però tu non ti accontenti mai, stai cercando anche delle etichette proprio di nicchia locali, e ti stai dando da fare. Sì, vorremmo trovare appunto un fornitore che abbia dei requisiti, vabbè, ovviamente di qualità, ma questi bene o male, cioè, tanti fornitori locali hanno la qualità e la... E appunto vorremmo appunto espandere un pochettino il nostro assortimento con il... Prego, signore. Vorremmo appunto espandere il nostro assortimento con qualche cosa ancora, cioè dare più spazio ancora al prodotto, tipo il vermentino, il pigato, anche dell'entroterra, comunque Portofino, insomma, perché appunto la Liguria la Liguria ha un vigneto ha dei tesori nascosti, li andate a cercare per poi offrire le vostre. Esatto. Carne e pesce sono tutte e due abbinabili con i nostri vini di qua, senza andare a cercare, diciamo, cose stratosferiche. Straordinarie, che poi certe volte dietro allo straordinario ci sono delle sorprese, a volte anche non sempre. Più che altro magari ci andiamo in Italia siamo fortunati, abbiamo dei vini buonissimi in tutta l'Italia, vini costosi, pregiati e tutto quanto, ma a volte magari andiamo a bere dei vini e poi ci dimentichiamo che in casa abbiamo dei vinetti veramente che sono uno spettacolo, e ce li invidiano veramente. E su questa parola casa noi chiudiamo questo incontro, questo percorso, perché dove c'è casa c'è serietà, c'è garanzia, non ci sono brutte sorprese, e questo è un po', diciamo, il segreto del successo dei supermercati Conad. Questo è il nostro obiettivo, Persone Oltre le Cose è quel marchio che vogliamo sotto Conad, apposta perché vogliamo dare un servizio che sia appunto mantenere il classico negozio sotto casa, stare vicino alla gente, mantenere localismi e cercare di stare bene noi, il nostro personale e i nostri amici che ci vengono a trovare. Grazie e auguri. Auguri, grazie mille, gentilissimi, grazie.